vanitose ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi testerò insieme a voi alcune delle maschere che ho comprato da Sephora e sto parlando delle loro maschere monouso in tessuto. Se ti piace questa tipologia di video lascia subito il tuo like qua sotto, se non sei ancora iscritta benvenuta, io sono Brigida Feracini e ti invito ad iscriverti subito per non perdere i nuovi video. Le maschere che ho comprato, una è la maschera alle orchidee, che è una maschera lissante e anti-age. Poi ho comprato anche una maschera per gli occhi alle alghe, tonificante e disintossicante. Un'altra al tè verde, che è rilassante e rinfrescante. E una al melograno, che è anti-aging e energizzante. E dopodiché vi farei vedere anche queste due, che non sono in tessuto, però hanno una proposta simile, che sono sempre maschere monouso. Questa invece è in crema, è una maschera alle argille. Questa non la testeremo oggi ovviamente, è revitalizzante e tonificante per il viso. E questa invece per i capelli. Non avevo mai sentito parlare di queste maschere, quindi penso che sia una novità. Se volete che testi queste maschere in video insieme a voi, fatemi sapere qua sotto nei commenti, lasciatemi i vostri commenti, i vostri like e così porterò subito questo video. Questo video non è un video review molto accurato, è più che altro le mie prime impressioni di queste maschere che ho utilizzato, perché comunque sono maschere in monouso. Sì. Monouso, monodose, si può usare solo una volta. E che c***o. E senza più chiacchiere vi lascio subito all'applicazione. Ok, speriamo che sia a fuoco perché oggi non sto riuscendo a trovare il mio telecomando. Ma va bene, speriamo che sia a fuoco. Allora, ho qua la mia pelle pulita, detersa, e ho fatto anche un leggero scrub per facilitare un po' la penetrazione della maschera. Io per il viso ho comprato solo questa anti-age lisciante, quindi oggi testerò questa con voi. E per quanto riguarda gli occhi, che è la parte più disperata, visto la situazione io direi di optare per questa, che è tonificante. È molto semplice, basta applicare sugli occhi e lasciarlo riposare per 15 minuti. Le maschere sono proprio belle, bagnate. Questo dovrebbe essere per l'occhio destro. E poi si toglie la pellicola che c'è sopra. Sempre se riesco a prendere con queste unghie. Ah, che difficoltà, oh my god. Direi che il formato è anche abbastanza giusto. Confortevole forse no, però è un po' giusta la misura. Allora, maschere applicate dicono che si deve aspettare 10 minuti. Io però inizio già a sentire qualcosa che brucia. Che si riscalda, non che si riscalda, ma che brucia. Leggermente, niente di oh my god, i miei occhi! No, farò partire 15 minuti, almeno per questa qua sono 15 minuti. E andrò a applicare l'altra, che è la maschera visage alle orchidee. Questa è proprio bella bagnata, mi piace, sono belle unte. Vediamo se riuscirò a mettere così tutte e due insieme. Sai che mi fa un po' schifo? Qua c'è tipo un'ala per toglierlo, però so che se tolgo poi il tessuto si diventerà tutto una pallina. Allora tolgo il primo pezzo. Ah, però, ma questa va anche sopra gli occhi. Ha un tessuto molto molto sottile, mi piace anche questo. Come vedete aderisce molto bene la pelle. Oh, solo che non c'è spazio per la mia bocca. Questa è una bocca troppo grande. Ah, e giusto per non dimenticare, ve lo dico con la bocca piccola piccola. Lasciate il vostro like se vi sta piacendo questo video. Non riesco a parlare. Però lasciate i vostri like, eh? Adesso, di sensazioni particolari di quest'altra maschera non sento niente. Solo che si adatta molto bene al viso. È molto molto sottile, quindi anche confortevole. Poi è fresca. È fresca ovviamente anche per la temperatura, no? Che sia fresca di mentoso. Ma che è fresca perché... È fresca! E basta!
Ok, adesso farò riposare questi 15 minuti e ritorno subito. Adesso vedremo qual è il risultato di questo bel esperimento. La maschera è ancora molto molto bagnata. Però... Allora, non credo di aver fatto in modo corretto, perché alla fine una maschera è andata sopra l'altra, anche se io non me l'aspettavo, perché di solito quelle che avevo testato in precedenza non facevano, cioè lasciavano tutta questa zona scoperta. Comunque anche così credo di poter dare la mia impressione. Allora, quello che rimane sul viso è una sensazione di freschezza e di pelle molto 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 idratata. E come effetto visivo ho proprio l'impressione che le mie borse si siano un po' sgonfiate. Ho anche la pelle iperluminosa, ma questo credo sia dato anche del prodotto che c'è ancora su, perché si sente che c'è un bel po' di prodotto, anche se si è già assorbito. Si sente ancora che c'è il prodotto sotto. E quindi credo che questa luminosità sia data da questo fatto. In più trovo che il mio viso sia molto più rilassato. Mi ha proprio tolto quello segno di stanchezza. Una cosa leggera, ovviamente, non è un miracolo. Almeno questo è quello che vedo io. Però ditemi qua sotto nei commenti voi cosa ne vedete. Avete visto qualche particolare differenza? Vi è piaciuto l'effetto? Non vi è piaciuto? Se l'avete mai provata, anche fatemelo sapere qua sotto nei commenti, così anche per consigliarmi per i miei prossimi acquisti. Secondo me entrambi hanno funzionato. E hanno funzionato anche abbastanza bene, perché io avevo il viso proprio stanco e sofferente. Credo che da adesso in poi avrò sempre la mia piccola scorta per questi momenti un po' più di difficoltà. Come sempre, se vi è piaciuto lasciatemi i vostri like, seguitemi anche sui social, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!